Ciao Gennaro, sono Giuseppe Lillio, tuo padre. Non mi interessa la visibilità né tutto ciò che è legato all'avventura televisiva che stai vivendo. Ma mi è sembrato giusto dirti la mia, anche solo con poche righe, visto che mi hai tirato in ballo raccontando una vicenda personale che comporta inevitabilmente una sofferenza e riapre ferite mai rimarginate. Purtroppo tutto ciò che hai detto non corrisponde alla verità, o comunque si tratta di una verità parziale di cui tu stesso non sei realmente a conoscenza. Nel tuo confessionale hai dato notizia che mi sono rifatto una famiglia e hai aggiunto: so che ha anche dei figli. In realtà tu sai benissimo di avere una sola sorella. Dopo la separazione da tua mamma non ho mai cercato di recuperare il rapporto con lei. Pertanto non corrisponde a verità il fatto che lei non volesse più saperne di me e che a causa di ciò io non sarei più venuto a trovare voi, miei figli. Sicuramente ho tante colpe, sia per non aver ottemperato ai doveri di genitore, sia soprattutto per aver fatto mancare l'affetto di un padre a te e a tuo fratello. Ma ti garantisco che tanto ho sofferto e ancora continuo a soffrire per questa situazione che mi ha portato lontano da voi. Non chiedo il tuo perdono né quello di prima. Soltanto una cosa vorrei: avere la possibilità di un confronto con voi al di fuori del contesto televisivo, per mettervi a conoscenza di quanto realmente sia accaduto.